Sono quasi deciso di non finirla apposta, però. Spero vi piace il titolo. Spero vi piace il titolo. Andrà pronto per gli infarti? Assolutamente no, ma zero proprio, sinceramente, ti dico la verità. Cioè, ne ho voglia zero di infartuarmi. Però ci va per il content. E quindi oggi affronti il gatto satanico. Allora siamo verso la fine. Ehi, il boss più difficile di tutti i tempi, la Madonna. Scusate, oggi ho sonno, chiedo scusa. Oggi ho sonno. È che mi sveglio più tardi, mi sveglio verso le 2:30. No, Palworld lo porto appena finisco Pop-Pop Playtime. Appena finisco Pop-Pop Playtime, porto Mondo Palo. La felicità. Beh, poi una volta finito Pop-Pop Playtime. Ah, la maschera, la maschera, la maschera! Ma poi scusa, io no, ero arrivato qua. Allora, esatto. Gli horror sono durano. No, gli horror non sono noiosi. Dipende dall'horror. Dipende dall'horror. Non sono noiosi in toto. Dipende esclusivamente dall'horror. Dunque, io devo capire che cazzo faremo, però. Perché non ho idea. Questo è noioso abbastanza, sarò sincero. Questo qua sa. Questo qua sì, i primi capitoli non lo erano. Questo è abbastanza monotono, sarò sincero. A parte che, vabbè, ciao, vado da Grimbaud. Non ti permettere mai più di dire una roba del genere, perché qua è bannabile dire una roba del genere, io te lo dico. Cioè, capisco se mi dicessi vado a grattarmi i coglioni sul divano, che è una cosa, e io capirei, ma vado da Grimbaud, non ti devi permettere. Cioè, dimmi piuttosto che vai a masturbarti, allora ti dico ci sta, ci sta. Povero Grimbal, perché? Povero Grimbal, poverino. Allora, adesso devo capire che cazzo fare, perché io non so che cazzo fare. Oh, amore mio, anch'io, patatino. Devo capire che. Interrompe il flusso. Mai incrociare i flussi. Non devi mai incrociare i flussi. Mai. Ti permettere, mai più. Mai più! E se salgo, scusami, se faccio direttamente così, senza dover fare niente, senza dover neanche risolvere l'enigma. Ah, a posto, fatto, vedi, non serviva, il resto non serviva a niente. Problema risolto, vedi. Adesso devo solamente imparare come attraversare le grate e poi per il resto abbiamo completamente risolto, direi. Mi faccia scendere, per favore, perché. Usa il dispositivo con la mano per farlo. Sì, si chiama masturbarsi. Adesso, non usare sti termini arcaici. Usa il dispositivo con la mano. Il braccio, chiamalo braccio. Cos'è il dispositivo con la mano? Chiamalo, usa il braccio con la mano annessa per masturbarti. Chi è che parla così? Usa il dispositivo con la mano per. Cioè, voglio dire, scusami. Parli giusto. Parli giusto, per favore. E qua non siamo, eh? Qua non siamo laureati, voglio dire. Allora. Oibò. In cosa ho errato? Devo ruotarlo ancora? Non è vero, è una menzogna. Ah no, aspetta, forse devo fare proprio così. Perché così sbatte e. Aspetti, aspetti! Ok. Parte che piove acido adesso. E poi? Ah! E one. E two. E three. E four. E Dio bello. E Dio bello. E one. Però, Però, dai, cioè, aiutami anche te. Vienimi incontro, però. Vienimi incontro. Cioè, dammi una mano anche te, per favore. Che esagerazione. Che cazzo.
No, no, no! Però tua madre è veramente una cazzo di meretrice. Porca madonna! Tua madre veramente va sui viali a battere per aspirare cappelle come lavoro. Perché cazzo di Buddha! Una mira di merda! Oh, allora, adesso dobbiamo andare lì. Adesso, miri bene. Porca mosca. Fanculo. Benissimo, bene, ingoiatore di cazzi a profusione. Dai! Stupido stronzo di merda con le mani allungabili. Vai là! Oh. Quanto ci voleva, hai visto? Tutte queste storie, voglio dire. Quanto ci voleva. Ok, ora sono qua e ho due batterie. Il problema è che qua mi servono due batterie e io non ne ho neanche una. Quindi la mia domanda è, che cazzo... Ah, una è qua. Una è qua. Vieni qui. Ma se non rompo la scatola... Allora. Facciamo una cosa intelligente. Vieni, vieni. Dai, vieni, su. Vieni che ti devo rompere. Dai, vieni. Ok. Ah, pistola, hai ragione, potevo anche usare la pistola, secondo me avrebbe funzionato. E una batteria è qui. Nel frattempo, l'altra batteria devo capire dov'è, perché non so dove cazzo sta l'altra batteria. Quindi l'altra batteria, donde stas? Giù. Giù non è una risposta, dammi un'ubicazione precisa, le coordinate. Ah, devo usarlo dall'altra parte, hai ragione che c'era una troia con la batteria. Aspetta, se scendo mi ammazzo, beh. Nel dubbio faccio il salto della mamma. Ecco qua. Sì, è vero che c'era uno con una singola batteria. E opla. Ho molta paura perché io non vedo il cazzo. Mi mano. No, dai, veramente devo fare tutta questa sottura di coglione. E a te come ti rompo, scusami? Però se non si muove. Raga, però non si muove, come faccio? Che fatica. Veloce che arriva. No, no, chi arriva, raga, che sento suoni, non mi fate cagare in mano. No, raga, no, ho paura, dai, ho paura. Adesso non posso più giocare, è finita. No, ragazzi, adesso Alt F4, vaffanculo. No, no, ragazzi, no, no. Adesso io Alt F4, vi Alt F4 la mamma, ve lo dico. No, no, no. Devi usare l'ascensore. No, è una palese menzogna. Guarda, guarda che casino che ho fatto. No, non è vero. Se faccio così arriva, vedi. Adesso vedi, faccio trick. Poi faccio track. Poi faccio rock. Adesso io la tiro su. La tiro su, avanti. Dai, uno sforzino. Dai, uno sforzino, dai. Vieni, vieni su. Dai, vai, vieni su. Facciamo un bello sforzino. Dai, avanti, vieni su. Perdi solo tempo, non funziona. Invece funzionerà. Funziona, come che funziona? Dai, scendi. Vai giù. Avanti. Avanti. Dai. Yeah. Dai, sforzino, sforzino. Dai, scendi, scendi. Ah, non si è rotto. Non si è rotto. Non si è rotto. Non si rompe. Perché non si rompe? È una è sbagliato. Spara, porco. Dio, fanculo. Bastardo, vieni qui, prezzo di merda. Non si rompe niente. Devo salire con l'ascensore e poi buttarla. Mi tocca fare così veramente. Allora, facciamo così. Allora. Stacchi la mano. Grazie, gentilissimo. Ok, adesso. Aspetti, no, aspetti, 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 aspetti. Vieni qua. Vieni qui. Oh, giochiamo a Magazziniere Simulator. Esattamente questo quello che volevo fare stasera. Saliamo. Chiedo scusa. What?
E perché non va adesso? Scusi, perché non va? Ah, ok. Allora, ora che sono salito, immagino di dover fare così. Immagino di dover fare così, perché credo che... Yeah! Andiamo avanti. Dai, vieni qui. Ah, adesso sì, adesso sì. Ora sì, ragazzi, ora sì. Eh beh, ha senso, in effetti, scusate, avete ragione. Beh, ma avete ragione anche voi, ha perfettamente senso. Ora ha senso, eh beh. Non è che prima poteva rompersi, utilizzando... No, eh beh, no, non è che, scusate, anche voi. Che cazzo è? La logica dov'è? Scusatemi. La gravità cambia se sali con l'ascensore o saltando, eh? Non lo sapevate? Eh beh. La logica non c'è. Perché era troppo difficile programmare che uno facesse una cosa del genere. Piano gio... Oh, oddio. Devo girare? Se no, perché non si apre? Ah, è qua! Ma che cazzo? No, non è vero, questa è qua. E che cazzo? Devi girare i cosi per il flusso dell'energia. Ah, devo fare... Ok, aspetta. Ah, ok, aspetta. Fortunatamente posso fare così senza fare tutto il salto del manga, altrimenti sarebbe diventato abbastanza complicato. In teoria ora l'ho mandato. No? 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 Non è arrivato lì? Ho errato? Devi giurare l'ultimo palo. Io giuro sull'ultimo palo di essere fedele sempre e comunque al palo, all'energia elettrica, a Edison, a Volt, a Maxwell. Nel nome dell'elettromagnetismo, dell'energia fotosintetica e fotovoltaica, l'energia termonucleare, io ti nomino cavaliere del giuramento del palo. Amen. Allora, adesso dobbiamo cercare di capire perché non riesco però a fare questo cazzo qua. Devo sbatterlo qui, forse. Devo solamente fare la cosa in diagonale. E Tesla ha ragione. Beh, Tesla, ovviamente, non è che possiamo fare. Non è che possiamo escludere il signor Tesla. Ok, così forse ha più senso. Aspetta. Oh. Ho avuto un momento di ictus fortissimo. Che paura. Non l'ho fatto davvero. Ho avuto un... Che brutto suono. Che brutto suono, suoni brutti ovunque. Mi ha fatto venire un infarto, no, ma non era. O c'ho al gatto, non lo so. Non so dov'è. Io non so neanche che cazzo devo fare qua. Ma io che devo fare qui? Scusatemi, non ho capito. Io che cazzo devo fare qui? Balla la vent. Ma non basta col dio. No, dai, perché l'event? Perché l'event? No, c'è il gas! C'è il gas! Ma io non vedo una fava, però. Non vedo... Ah! Ma dove sono? Scusate. Ah! Questa musica... lascia fare, che tanto se arriva io... Oh, che paura! Tanto se arriva, raga, io non lo sento, quindi ve lo dico già, cioè... Se arriva io non me ne accorgo neanche, perché sento casino. Ok. Sento suoni, sento passi, cioè io sento di tutto, ragazzi. Ci stiamo cacando sotto. Sugar, come agiamo? Come agiamo? Ci caghiamo in mano, tenente.
Dio, maledetto stronzo. Ho dato un calcio alla ciabatta della corrente. Mi è venuto un infarto così forte che ho dato una pedata alla ciabatta della corrente e ho spento il computer. Voi andate a cagare. Voi, i giochi horror... E chi non vi ci manda, va bene? Ok? Mi è venuto un infarto, Cristo Madonna! Mi è venuto un cazzo di infarto, Cristo Diana! Vaffanculo, assoreta! Gatto di merda! Sotto la scrivania c'è di pre, di pre sto cazzo. Dai, vieni fuori, gatto di merda, dove cazzo arrivi? Vai a cagare, va là. Dai, coglione di una ma prendila, prendila! Il nemico ha la batteria, dai, vieni fuori, gatto di merda, vaffanculo. E cazzo di paura. Vai a cagare. Ho fatto un salto all'indietro che ho dato un calcio alla spina della corrente. Ma vaffanculo. Trova il fiore. Trova sto cazzo, trovo. Questo non è un luogo da cui si fa ritorno. Ma succhiami la minchia. No, non sono incazzato. Ho riso come un deficiente prima. Però vaffanculo. Mi sono cagato in mano. Non mi muovo. Pronto. Lore. Non mi muovo. Do you know what's happened here? La lore. Vado a perdere il jumpscare. Ah, ho bestemmiato, ho dato un calcio alla corrente e ho spento il computer. Ecco che cazzo. Do you see why we have to end this? Gatto di merda, cazzo. Si chiama ordinaria meditazione. Uccidi il gatto, vai tranquillo che il gatto lo squarti in due.
Poppy, il saluto al Duce, per favore, richiamo, mi sembra il caso. Richiamo. Capisco, no. Capisco che hai votato Meloni alle scorse elezioni, però io eviterei, perché... Aghi, voglio dire, Papi, voglio dire, scusa, Aghi, per favore, Aghi, massimo il braccio. Aghi, ma perché sogno sempre Aghi? Ah, ok, questo è il prototipo. Quando avete iniziato, poco fa, prima che spegnessi il computer per via di un calcio che gli ho tirato per il cagozzo che mi è venuto. Sì, vattene dal Playcare o vengo a prenderti. Tu fammi andare via e io me ne vado. Ci sono altri infarti? No, perché sento robe adesso, cioè, sento suoni, questo è il problema. Io non so dove devo andare. E poi sento suoni, questo è il problema. No, ma non si vede che tiro il calcio, perché è staccato la corrente. Cioè, questo non vedrai dal replay che do il calcio. Perché io sono volato all'indietro, ho dato un calcio alla spina della corrente del computer e la live si è frizzata. Cioè, ho staccato la live. Sì, non vedo niente. Non vedo niente. E rispondi a sto cazzo di telefono, che non vedo una sega. Qualcosa è andato storto. Prendi il cavo dell'ufficio del consulente e inserisci sotto... Ma dov'è il cavo? Dov'è il cavo dell'ufficio del consulente? Ragazzi, dov'è il cavo dell'ufficio del consulente? Ma dov'è sto cavo? Vicino alla porta. Io perché non lo vedo? Zappi, grazie per il suo cipattino. Dovrebbe essere su un muro all'entrata. Su un muro all'entrata. Giù dalla prima rampa. Ah, ok. Ah, ok, è qua. È qui. Okay. Io continuo a sentire suoni, tra l'altro. Che guardi se non c'è qua sotto il gatto di merda che mi fa venire un infarto. E dove lo metto? Ah, qua. Home sweet home. No. No, lasci, no! Madonna troglodita. Certo che anche voi siete stronzi. Potevate mettere un cavo che venisse e basta, cioè... Gatto di merda. Porca troia. E dove cazzo lo devo mettere, sto cavo di merda? Dammi un punto, metti le... Oh! Mo? L'ho messo, e mo? Che vuoi? E mo? Le chiavi. Ma non mi ha detto che arrivano delle chiavi. Cazzo, sono andate veramente le chiavi. Ma mi hanno mandato delle chiavi, non l'ho visto. E adesso? Devo attivare il generatore. Ma perché non me le sta dicendo queste cose, scusate? Quale generatore? Dove? Chi? Cosa? Quale generatore? Vai vicino alla home sweet home. No, mi fido che mi ha dato le chiavi. Non ho capito che cazzo devo fare adesso.
nella Home Sweet Home. Ragazzi, non mi ricordo neanche dove cazzo sta la Home Sweet Home. Cos'è questa? Che cazzo è la Home Sweet Home? Non mi ricordo neanche dov'è, ragazzi, ho un vuoto. Dove cazzo sta? Era questa qui, non mi ricordo più. Qual era la Home Sweet Home? È la casa iniziale. Non mi ricordo più. Non ho una mappa, non mi ricordo che cazzo è la Home Sweet Home. Non è questa. No, questa è dove sono venuto con, mi pare... Che paura, Dio, merda, affanculo. Cos'è, questa? Che spavento, vai a cagare, veramente. Tra l'altro io sento dei suoni, ragazzi, sento suoni ovunque. Secondo me è il gatto di merda è qui in giro che mi fissa, perché sento io, sento suoni. Ti spaventi troppo, mi è comperso, eggy waggy in the face. Salvataggio, cosa devo fare? Lì, cosa devo fare? C'è un altro cavo. Ma dove, ragazzi? Ah, qua! Sei leso nel cervello? Tanto io non ho capito perché il gatto ce l'ha con me, tra l'altro. Io non ce l'ho col prototipo, cioè... Questo che non... Io non ho capito perché il gatto ce l'ha con me, comunque. Io non sto cercando di combattere il prototipo. Io me ne voglio andare, cioè io mi voglio levare dai coglioni. Non è che ce l'ho col prototipo. Perché lavoravi qui? Ho capito, ma è stupido. Lui... La tizia mi ha detto che il gatto... Ma dove lo metto? Ok, l'ho messo. Va bene, l'energia dovrebbe bastare. Ora porta quella grande batteria alla zona di produzione del gas. Così possiamo uscire di qui. E dov'è la grande batteria? È la porta grande alla teleferica che ti ha portato qui. Buona fortuna. Ah, questa. La grande batteria. Io non... Con sta batteria, ragazzi, poi non vedo niente. Cioè, questa è la cosa che mi... A sinistra della teleferica. Boh, dov'è? Qua? Non mi ricordo più. Era questa la teleferica? No, dove cazzo è la teleferica? Non mi ricordo più. Ragazzi, ho un vuoto incredibile. Dov'è la teleferica? Scusatemi. A sinistra della rampa di scale. Ma di qua? Ah, qui? Ah, lì, ok. Questa qua. Sarà questa porta qui. Non c'è nessuno che mi fa infartuare adesso. Dubito. Ok, per adesso mi andrà. Ho capito, Kat, che il prototipo si facesse anche dar nel culo, però. Addio, buonanotte. Qua ci sarà da fare delle cose mistiche sicuramente. Addio. Sento suoni, sento passi. Adesso si apre la porta e c'è fuori Kat. Arco Dio! Batteria. Arco Dio! No. Riflettiamo, no. E io non so cosa devo fare. Non so cosa devo fare. Non so cosa devo fare. Corri, ma verso cosa? Corro verso cosa? Dietro di te c'è un ascensore, segui i cavi. E la batteria! Oh no, dai, no, non puoi fare così però, dai. Ma stronzo di... Ma dai, veramente, ma che palle. Ma scusami, ma fammi salvare quando sono già dentro con la batteria. Ma che vuol dire fammi ripartire da qui?
Devo fare il devo fare il corri ragazzo laggiù, ma scusami. Ma i checkpoint, veramente. La batteria la metto dopo che scopo nel culo Catnap. A me va bene, non è un problema. Basta che segui il cavo illuminato per terra. Ok. L'ho detto, ma l'hanno programmato abbastanza col culo, peraltro. Cioè, almeno fammi salvare da qui, a grandi linee. Adesso, lui non dovrebbe uscire subito, no? Non dovrebbe uscire immediatamente, dovrebbe uscire quando mi avvicini, in teoria. Allora, in teoria, l'ascensore, lui non dovrebbe venire fuori ora, credo, spero, perché sennò mi tengo in mano. Qui c'è un ascensore, però non è chiuso. Appena metti la batteria, e non l'avevo neanche messa. Non l'avevo messa la batteria, raga. Ma non l'avevo messa la batteria. Cioè. Raga, si è aperto perché sennò. Ok. La batteria comunque io non l'ho messa. Basta. C'è un carapace. La batteria, raga, cioè la batteria che è cascata da sola. Cosa devo fare? Mi è cascata da sola, io? Ora sta la boss fight. Che cazzo devo fare? Lo devo combattere, ma come lo devo combattere con cosa? Non ho neanche la maschera. Con cosa lo devo combattere? Salvataggio, ok, questo mi fa piacere. Però non mi è chiaro cosa devo fare. Uno, perché sento suoni ovunque e mi sto anche cagando in mano. Due, perché io non so che cazzo devo fare. Andrea cagami. Aspetta un attimo, Andrea cagami, anche perché lo stronzo di merda sarà qua in giro. Adesso arriverà a rompermi il cazzo, sicuro. Leggi il PC. Sul lato destro. Però non arrivare, se no non mi dà il tempo di leggere, rompicoglioni. Sul lato destra e sinistro della stanza, se davanti in fondo a te dovrebbe esserci delle nicchie per i terminali pronti per una carica. Verifica se è così. Ah, mi serve la mano. Mi serve la mano 1. Cioè. Okay. Ah, arriverà da sopra, il pezzo di merda. Figurati. Sul lato destro e sinistro della stanza, davanti, sia davanti che in fondo. Sulla. Che cazzo di indicazioni! Porco Dio. Amore, sto facendo la live. Che vuol dire perché sono sparito? Dopo guarda e ti dico come vita, come stai, amore. Allora, sul lato destro e sinistro, sia davanti che in fondo. Dovrebbero esserci delle nicchie con i terminali pronti a una carica. Verifica se è così. Sono semplice. Certo, sul lato sinistro e destro, in fondo e davanti. Chiarissimo. Direi di sì. Mi sembra di sì. Sembra che ci siano. Sono qui e qui, quindi direi di sì. Devo fare così? Non so se questa cosa ha alcun tipo di senso logico. Dai, se sei stronzo in cervello. Paura, il fumo. Non so cosa devo fare. Leggi di nuovo. Posiziono una batteria in uno dei quattro ricevitori dietro questo terminale. Non abbassare la guardia, Catnap è vicino. Vai tranquilla, non abbasso la guardia, anche perché mi ha veramente scassato i coglioni con... Oh no, adesso arriva il pezzo di merda. Non so che arriva adesso. C'è un countdown, arriva. Spara, ma chi? Chi spara? C'è nessuno. Devi evitare che entri attivando il fumo. No, raga. Oh, oh, oh!
Come lo attivi il fumo, raga? Come lo attivi il fumo? È lì, ha una velocità inenarrabile, ma come lo attivi il fumo, scusate? Mano verde, giù. Giù. Attivo qui. Ah, sì. È andato via. Capito, ma io non so dove cazzo. Dov'è l'altro? La batteria, Andre. Quale batteria? Ah, sta andando dall'altra parte. E come l'attivo dall'altra parte? Come l'attivo il fumo dall'altra parte, scusate? Cambia la batteria. No, raga, non mi è chiaro come attivi il fumo dall'altra parte, però. Raga, non sto capendo. Ogni lato. No? Chiudi. Come la chiudo la botola? Come la chiudo? Porco Dio, cane bastardo! Che cazzo di paura! No, ragazzi. No, raga, no. Allora, o mi date le istruzioni chiare, se no non capisco un cazzo. Allora, raga, no, allora, aspettiamo un attimo prima di iniziare. No, raga, non si capisce un cazzo. Allora, cioè, qua ci sono due mani, una a destra e una a sinistra, che collegano cosa? No, non sono chiare, non sono chiare un cazzo. Allora, la mano, devo capire come funziona. Allora, l'energia a sinistra... No, ma leggi il fottuto computer, non si capisce un cazzo. Cioè, ti dice, nella stanza destra e sinistra, avanti e indietro, ci sono delle grate, ma vaffanculo. Allora, la mano di sinistra, questa qua, attiverà il gas di qui. Ok. La mano di destra attiva questo gas qui. Ok. Allora, no, come Katna sta arrivando, raga? È un attimo, cioè, non mi devi far capire, però. Le energie lì, come le prendo quelle energie là? Ma non dire stronzate. Come l'hanno capito queste energie lì? Come le prendo che sono chiuse? Apri la grata. Apri la grata. Ah, è ovvio. È ovvio, ragazzi, ovvio. È vero. Certo, è ovvio, ragazzi, è ovvio. D'altro canto, chi lavora in questa azienda, perché deve fare una maniglia? Perché non mettere una gigantesca barra di ferro a 6 metri d'altezza con cui i dipendenti comodamente possono... i dipendenti di 8 metri possono fare così e aprire, ragazzi, avete ragione, scusate. Ragazzi, scusate. Perché non capisco che questa è una maniglia? Scusatemi, avete ragione, perdonatemi. Ha perfettamente senso. Allora, adesso, no, avete ragione voi, sono scemo io, avete ragione anche voi. Allora, adesso, nella stanza di internet alla tua sinistra dovrebbe esserci un terminale elettrico, vero? Per attivarlo puoi usare una batteria, controlla se è così. Allora, nella stanza dietro di te, alla tua sinistra, nella stanza dietro di te, alla tua sinistra, va bene? Un terminale elettrico verde. Per attivarlo bisogna una batteria. Controlla se è così. Io credo stia parlando di questo. Credo. Credo. Non sono sicuro. Credo. Non è quello, evidentemente, perché evidentemente... No, l'altra! L'altra dove salti! Hai ragione! Nella stanza dietro di te e alla tua sinistra... Questa? Questa qui! Credo intendesse questa qui! Giusto? Questa
Ok. No. Cosa... Poi la seconda nel lato di destra. C'è già. La batteria dentro la grata. La batteria dentro la grata. La batteria dentro la grata sarebbe la batteria dietro la grata. Ma va bene, apprezzo. Adesso, sul lato destro e sinistro della stanza, sia davanti che in fondo, dovrebbe esserci le nicchie terminali pronte per una carica. Verifica se è così. Non l'hai messa a destra. È chiarissimo, scusate, come fate a non capirlo? È ovvio, scusate. È quello dove butta il gas. Che devo fare? Devo toglierla? Non ho capito, che devo fare? Questa io la lascerei qua, tanto con la batteria dentro funziona permanentemente, io non ho capito che cazzo. Devi aprire la grata. Ragazzi, l'ho già aperta. Si richiudeva da sola, ragazzi, che cazzo. Mettila nel terminale a destra della grata. Ok, allora mettila nel terminale a destra della grata. Mi sembrava difficile. Poi? Poi? Ok. Vedi un po', sul lato destro e sinistro della stanza, sia davanti che in fuori. Adesso indica con i terminali pronti una carica. E poi? Cosa? Apri il cancello, ci sono altri due punti di carica. Attiva i cosi verdi. Attiva i cosi verdi. Apri la grata con la mano verde caricata, accendi uno di quei punti. Posiziona una batteria uno di quei quattro. Ragazzi, scusate, adesso. Cioè. Carica con l'energia elettrica uno dei terminali utilizzando la mano verde. Che cazzo? Cosa sono queste indicazioni? Scusate, me l'ha fatto capire. Me l'ha fatto capire il signor Coso scrivendo: apri la grata e usa la mano verde per caricare il coso. Cioè, scusami, non ho capito. Ma cioè, che cazzo sono queste indicazioni? Posiziona una batteria in uno dei quattro ricevitori dietro questo terminale. Vabbè, Lemien, scusami. Cioè, vabbè. Ma mi prendi per il culo. No. Non mi sembrava. Cioè. Boh. Lui sta andando di là, però di là c'è il fumo. Scusami. Di qua c'è il fumo. Di là c'è il fumo. Ah, lui sta andando qua sì. Viene di qua. Nuovo. Oh. 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 Ok, sta venendo di qua. Andiamo di qui. Però salta. No, però Dio, dai, cioè, non mi rompere i coglioni su. No, lo uso. Ok. Andre, la batteria. Cosa devo fare? Ah, mettere un'altra batteria. Da dove la prendo, scusami? Aspetta, una cosa per volta. Una cosa per volta, raga.
troppo Five Nights at Freddy's, però dai raga, è veramente uguale. È veramente troppo Five Nights at Freddy's, così io capisco tutto, però dai, cazzo, è veramente identico. Però, oh, hai rotto cazzo, mi dai anche il tempo di capire dove merda arrivi. Quanti catnap ci sono? La batteria, un attimo, mi sto anche cagando in mano però. La batteria, ragazzi, un attimo, mi sto cagando in mano, un secondo, la batteria. Fatemelo cacciare un attimo. Oh, non so. Chiudi. Prenderò da qui, ragazzi, cosa devo dire. Adesso così ho più punti da guardare. Ok, sta arrivando da lì. Ok, sta arrivando da qua. Però c'è. Dai, cioè, ma vai a cagare, eh. Cioè, l'avevo sentito che era lì dietro. No, però dai, non mi rompere i coglioni, zio. Dai, oh. Sei lento. Ma sì, ma dammi il tempo di saltare, però. Cioè, ma dammi il tempo di saltare. Ora devi rifare tutto. Che due coglioni, merda. No, raga, che palle, non ne ho mezza voglia. Allora, questa la mettiamo qui. Questa la mettiamo qui. E poi partiamo, perché via. Ah no, aspetta, devi dirmi di stuprare le galline. Ah, spara al catnap per vedere se è un'illusione. Associato, bene. E a un bunker in passato adesso sarebbe stato... Prendici confidenza, va bene. Sì, le vedo le batterie, sono lì. Non tutti i catnap sono veri, vabbè, così devo fare 3, 2, 1, 0. Se non scompare è vero, va bene. I tuoi razzi di sanazione possono rivelare cosa è reale e cosa non lo è, va bene. No, l'ho già fatto. Li ho già attivati entrambi, devo per forza... No, ma non sono agitato, Mirko, non sono agitato. L'ho fatto. Fai come prima. Devo per forza andarci. Devo per forza fare olè e poi 1, 2, 3, siano tre gemelle. Eh no, aspetta, però lì mi serve per l'energia elettrica, però attenzione. Questo mi serve per l'energia elettrica. Devi fare sempre, comodo. Ok, adesso si parte. Allora, tanto di base numero 3, così li sparo, vedo se è vero. Tanto la botola posso anche chiuderla. Allora, adesso devo collegare un'altra batteria. Quello mi sembra quello vero. Ok,
questo è anche quello vero. Sparato non è scomparso. Dai però, che mira di merda, figlio mio. Ok, prendiamo una batteria, però quello mi serve, prenderò questa qua, cazzo, devo dirvi. Qui devo attivare 37 cose. Quello vero, ma non mi ha dato il tempo di... Veloce, veloce, che mi si incaglia le mani! Mi si stanno incrociando le dita a premere 2000 tasti! Chiudo, però non c'è. Oh, hai rotto il cazzo, però. Cioè... che vieni da sopra a me sta più che bene, ti dico la verità, a me va bene finché vieni da sopra. Ok, questo è quello vero. L'altra mano però, veloce, veloce, che palle, mi si stanno veramente incrociando le dita a furia di cosare. Questo è quello vero. Mo, ragazzi, però non ho più energia, come faccio? Non ho più energia, come faccio, raga? Ah, la prendo da lì l'energia, ok. Stanno moltiplicando, aiuto. Nella grata, una grata non c'è. Quello è quello vero. Dimmi che vieni da qua che mi risolvi il problema, no? Ragazzi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E mo? E mo? Raga, e mo? E mo? E mo? Premo. Cosa premo? Che cosa? Prendi, l'avevo presa. E lì alla fine. Ma che cosa premo? Devi dare energia. Ma a chi? A cosa? Cosa devo cliccare? Cosa? Chi? Prendo l'energia, l'avevo presa. E poi? Devi prendere l'energia con la mano verde. E poi? Devi prendere l'elettricità e sparargli? Usa la mano verde per raccogliere l'energia che compare sul pannello, poi spara a Catnap. E questo quando è che me l'ha detto? Scusate. E questo me l'ha detto per... Quando è che me l'avrebbe detto sta roba qui? Questo di farlo me l'ha detto... Ah, è intuitivo! Ah, scusami! Ah, è intuitivo! Hai ragione, scusami. Perdonami. È vero, è vero. È vero, lo devo scoprire! Hai ragione, hai ragione. Che stupidino! Hai ragione anche te, lo devo scoprire. C'è ragione. Devo arrivarci tu. Eh beh, fa la piega, hai ragione anche te. Oh ragazzi, avete ragione anche voi. Io pensavo di dover aprire qualcosa qui dietro, sinceramente. Io vi giuro, pensavo di dover raccogliere l'energia per cliccare qui, che partivano dei fulmini e lo ammazzavano. Io questo ho pensato, ragazzi. Prendi la batteria dietro la grata e mettila davanti. Una cosa per volta. La batteria dietro la grata, qual è? Qual è la batteria dietro la grata? Tipo Tesla, ma una roba del genere. Qui?
L'hai presa. E allora, che cazzo dici? Io provo l'ultima volta, poi mi sono rotto il cazzo. Ok. Allora, signor Catnap, questo è quello vero. Signor Natcap, decida la strada, faccia lei. Mi dica lei dove vuole andare. Questa è un'illusione. Questo è quello vero. Questo è quello vero, è il catnap di Schrödinger. È ovunque, è da nessuna parte. Ok, questo è quello vero sicuro. Figurati, no, è un muovito da aprire. Ok. Allora, questo è quello vero, è il capcat, è il capnat di Schrödinger. Vai lì. Quello è un'illusione. Non sa se è vivo o morto. Aspetti, signor Cascat, aspetti, Questo è quello vero in teoria, però c'è che c'è. Ormai metti caso che ce ne sia più di uno, uno squadra di Capcat. Di Capcat, sì. Di Napcat, di Trapcat. Nel dubbio, io qua chiudo. Sta facendo avanti e indietro, secondo me sta cercando una lettiera dove pisciare, però non sono sicuro. Ne sono convinto, la batteria. Io vorrei un attimo cacciarlo via prima di... è tutto qui il discorso. È diventato Glitchnap. Minchia, che timing però, che timing che hai. Facciamo così, chiudi vento, non mi rompere i coglioni, chiudi la serranda. È Nala. Ora mi devo guardare da 87 porte diverse. Anche uno. Facciamo che chiudiamo da bravo. Chiudiamo mo. Quello vero, vediamo se riesco a fare in tempo oppure mi uccide perché miro di merda. Ok, sembra... no! Vabbè, però sei un coglione di merda, dai! Allora, vediamo un po' dov'è la batteria. Senti, io la prendo da qui e vaffanculo, facciamo così, voilà. Allora, questo è quello vero, apri lì, caricati lì. Raga, scusami, da dove lo caricavo? Cioè, scusami, ho staccato la batteria dalla corrente. Scusami, ho staccato la batteria dalla corrente. Non la devi togliere quella, dovevi prendere quell'altro muro. Vabbè, senti, facciamo che è stato un bellissimo gioco e lo finiremo nel 2060. Lo finiamo domani perché mi ha già rotto i coglioni. Papere, io vi ringrazio anche questo per il giri, follow e sub, l'infarti, il calcio alla presa elettrica. Io vi auguro tanta buona nanna, fanatini. Vi mando un abbraccio, un bacione. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Fate buona nanna, fanatini, e noi ci vediamo domani. Notte, papere!